gli è bello, ridente, filiale, e posso dire che fin da bambina l'ho amato, fin da quando è piazzale s'andava spesso stesso la mattina con la povera mamma. Ma è passato di tempo, e quando poi fui ragazzina, quando trovai anch'io il fidanzato, allora sì che gli ho voluto bene, e chi gli è che a Firenze non ha scordato sul triviale tutte le sue pene? Poi, dopo il matrimonio, si sa, a star soli nascosti non ci si tiene, in cerca di cespugli non ci si va, quando si esce per fare un girettino con il marito, si resta qui in città. Ma venne lui, venne il mio bambino, e allora quante volte piano piano l'ho portato lassù nel carrozzino, e quante volte dopo, per la mano, mentre lui con quell'altra si tirava dietro un trenino o un aeroplano, intere mattinate si restava lassù, seduto sopra i miei ginocchi con il bocchino aperto, lui guardava, guardava, fissava su begli occhi sopra Firenze come ammaliato, senza curarsi più né dei balocchi né degli altri bambini o di gelato. Poi ogni tanto mi si rivolgeva con uno sguardo che non ho mai scordato e mi dava un gran bacio che voleva essere forse come una preghiera di perdonarlo. Sì, perché non poteva voler bene a me sola, perché c'era anche Firenze nel suo cuoricino, quella Firenze tutta primavera che scordando il gelato o il trenino lui fissava per ore di lassù. Quella Firenze che ora il mio bambino da tanto tempo non può veder più. Sono passati 12 anni, lui ne aveva appena 17, ma non ci fu verso di trattenerlo. Mi diceva, sta tranquilla mammina, tu vedrai che non mi succede nulla, e gli aggiungeva, anche il povero babbo tu lo sai quanto la libertà l'abbia agognata, se oggi fosse qui direbbe vai, anzi verrebbe anche lui, le è suonata per tutti l'ora di tenersi pronti, la libertà la va riconquistata, oggi non c'è altra cosa che la conti come questa, bisogna tutti andare. Partì, le andò su Monti. Io rimasi qui sola a aspettare per mesi e mesi, a guardare il suo posto vuoto, a fare di me meglio per sperare. E venne finalmente il 4 agosto, quel gran giorno che ognuno s'augurava venisse anticipato a ogni costo. Anche lui, il mio bimbo, ritornava. Era salvo, sì, lacero, stremato, ma felice, perché ora si trattava di dar l'ultimo colpo e poi cacciato il nemico, ma avrebbe finalmente, dopo 6 mesi e più, riabbracciato. Li fermarono. Non era ancora prudente traversar l'Arno, bisognava aspettare, ma lui non poteva, lui gli era impaziente di ritornare qua giù a salutare la sua Firenze tanto, tanto amata. Fin da piccino l'aveva agognata, fin da quando qui, seduto sopra i miei ginocchi, con la bocchina aperta, dimenticando tutto, anche i balocchi, gli aveva forse detto, ti vorrò fino all'ultimo qui, davanti agli occhi, doveva andare! Subito, gli andò! Ah! Sì, è bello, bellissimo il viale dei Holly, ma per me, ridente, no.